La voglia di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore è cominciata anche a Fano, la prima settimana del progetto estivo di cittadinanza attiva denominato Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune. Infatti, per il secondo anno consecutivo, gli assessorati alle nuove generazioni, ai lavori pubblici e al welfare di comunità hanno aderito al progetto dedicato ai giovani dai 16 ai 21 anni, finanziato dalla Regione e coordinato dal Centro Servizi per il volontariato delle Marche. Assessore, quanti sono i ragazzi che hanno aderito all'iniziativa? Hanno risposto affermativamente 40 ragazzi che abbiamo suddiviso in 4 squadre da 10 proprio perché così riusciamo a gestirli, controllarli ma anche a sostenerli meglio, che vengono assistiti da un tutor che è messo a disposizione dal CSV e anche da un handyman che è appunto una figura, un tuttofare che noi abbiamo attinto un po' sia da quelle che sono delle associazioni dei circoli ricreativi, quindi degli anziani, ma anche al tempo stesso di associazioni del territorio come la Caritas, dove interverranno con un progetto sociale proprio legato ai ragazzi all'interno del perimetro dei giardini radicioni, dei quali diciamo loro se ne stanno attualmente occupando. È sicuramente un'iniziativa positiva perché lo abbiamo registrato lo scorso anno con un forte senso d'appartenenza, già i ragazzi che sono qui alle mie spalle, a partire dal fatto che l'hanno iniziato da ieri, ma sono entusiasti perché si avvicinano al bene pubblico, è un senso alla responsabilità e anche alla fatica, se vogliamo impiegano del tempo estivo in questo modo e per loro è un tempo ben speso perché è un tempo che li educa ad essere dei cittadini migliori. I ragazzi e le ragazze interverranno anche nelle recensioni di Casacecchi, dell'associazione Ridosso, di due scuole dell'infanzia, cioè il Giardino dei Colori al Poderino e la Trottola al Gimarra, e nella recensione della scuola primaria di Sant'Orso. Inoltre realizzeranno un murale all'ingresso dell'ambito sociale 6. Ad oggi sono circa 110-120 i ragazzi che hanno aderito, sono di 6 comuni, che sono Mondolfo, Fano, Mondavio, Pergola e San Lorenzo, che sono già partiti e dovrebbe partire a breve anche San Costanzo. È importante anche questo coordinamento, questa sinergia, perché poi l'ambito mette anche a disposizione delle risorse per l'acquisto delle attrezzature, ma credo che sia fondamentale anche perché questo progetto esprime un grande valore, che è quello di non solo della cura dei beni pubblici o dei beni comuni, ma anche l'instaurare anche di relazioni sociali, umane. In questo caso anche quest'anno con questa novità anche tra i ragazzi e i più anziani, perché abbiamo coinvolto anche il gruppo degli anziani nel progetto All But Gold, ma anche con altre associazioni come l'Hauser, per cercare di affiancare, di sostenere, di consigliare, di supportare anche i ragazzi. Insomma, svolgere quel ruolo anche di scambio intergenerazionale che è importante e che dà ancora più valore a questa bella progettualità. I numeri sono in crescita rispetto allo scorso anno? Sì, soprattutto qui nel comune di Fano abbiamo visto che siamo riusciti ad attivare in una settimana due gruppi in contemporanea e vuol dire che c'erano più di 20 ragazzi pronti a partire. Poi gli verrà dato un riconoscimento? Sì, a fine settimana vengono ricompensati con questo buono dal valore 50 euro che è utilizzabile in diversi supermercati della zona e è un ringraziamento per il lavoro che hanno svolto e la disponibilità che hanno dato. Yasmin, quando hai deciso di iscriverti e che cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? Allora, io mi sono iscritta qualche mese fa, mi sembra che l'iscrizione iniziasse il 15 maggio così e mi sono iscritta alla fine della scuola, quindi avevo l'idea di fare comunque un qualcosa per l'estate e un progetto, comunque trovare qualcosa da fare. E i miei genitori mi hanno parlato appunto di questo progetto e mi sembrava comunque abbastanza interessante, comunque dava qualcosa da fare durante l'estate, un'occupazione e poi c'è anche un posto in cui socializzare, conoscere altre persone, quindi mi sembrava un giusto impegno anche per l'estate, per passare l'estate. Complimenti e buon lavoro a tutti. Grazie.